In effetti, in una donna non amo ciò che essa è in sé e per sé, quanto piuttosto quello con cui si rivolge a me, quello che lei è per me. La amo come personaggio della nostra vicenda comune. Che cosa sarebbe il personaggio di Amleto senza il castello di Elsinore, senza Ofelia, senza tutte le situazioni concrete nelle quali viene a trovarsi? Che cosa sarebbe senza il testo della sua parte? Che cosa sarebbe se venisse astratto da tutto ciò? Che cosa resterebbe di lui se non un'essenza vuota, muta, illusoria? E anche Lucie, privata dei sobborghi di Ostrava, delle rose infilate attraverso la rete di recinzione, dei vestiti consunti, privata delle mie interminabili settimane e della mia lunga disperazione, avrebbe probabilmente cessato di essere la Lucy che amavo. Sì, concepivo le cose in quel modo, me le spiegavo in quel modo, e così col passare degli anni avevo quasi paura di rivederla, perché sapevo che ci saremmo incontrati in un luogo dove Lucy non sarebbe più stata Lucy e io non avrei avuto nulla con cui riannodare il filo spezzato. Con ciò, naturalmente, non voglio dire che avessi smesso di amarla, che l'avessi dimenticata, che mi si fosse sbiadita nel ricordo. Al contrario, era rimasta continuamente in me sotto forma di una silenziosa nostalgia. La desideravo come si desidera qualcosa che si è definitivamente perduto. E proprio perché Lucy era diventata per me qualcosa di definitivamente passato, qualcosa che come passato ancora vive, ma come presente è morto. Nei miei pensieri essa perdeva gradatamente corposità, materialità e concretezza, e andava via via trasformandosi quasi in una leggenda, in un mito, annodato in una pergamena e riposto in un piccolo scrigno metallico tra i fondamenti della mia vita. Forse proprio per questo era potuto accadere quel fatto del tutto incredibile, che nella poltrona del barbiere non fossi stato certo delle sue fattezze. E per questo era anche potuto accadere che la mattina dopo, ingannato dalla pausa del sonno, avessi l'impressione che il mio incontro del giorno prima non fosse stato reale, che anch'esso fosse magari avvenuto sul piano della leggenda, della profezia o del mistero. Se il venerdì sera ero stato colpito dalla presenza reale di Lucy e proiettato di colpo nell'epoca lontana su cui lei regnava, quel sabato mattina mi chiesi, ormai col cuore tranquillo e ben riposato, perché l'ho incontrata? Forse che la vicenda di Lucy deve avere ancora un qualche seguito? Che cosa significa questo incontro e che cosa mi vuol dire? È possibile che le storie, al di là del loro accadere, del loro esistere, vogliono anche dire qualcosa. A dispetto del mio scetticismo, era rimasta in me qualche traccia di superstizione irrazionale. Ad esempio, proprio quella strana convinzione che le vicende che mi capitano abbiano un senso ulteriore, significhino qualcosa, che la vita con le sue vicende racconti qualcosa di sé, ci sveli gradatamente qualche suo segreto, stia davanti a noi come un rebus, il cui senso è necessario decifrare, e le vicende che viviamo siano la mitologia della nostra vita, e in questa mitologia stia la chiave della verità e del mistero. Si tratta forse di un inganno? È possibile, è addirittura probabile, ma non riesco a sbarazzarmi del bisogno di decifrare continuamente la mia vita. Stavo quindi disteso sul letto cigolante dell'albergo e lasciavo che mi passassero per la testa i pensieri su Lucy, adesso già nuovamente trasformata in puro pensiero, in puro punto interrogativo. Il letto dell'albergo era davvero, come l'ho definito nella frase precedente, cigolante. E quando mi resi nuovamente conto di quella sua caratteristica, ciò richiamò in me, all'improvviso con fastidio, il pensiero di Elena.
come se quell'atto cigolante fosse una voce che mi richiamava al dovere. Sospirai, gettai i piedi fuori dal letto, mi sedetti sul bordo, mi stirai, mi scompigliai i capelli, guardai il cielo attraverso la finestra e poi mi alzai. L'incontro di venerdì con Lucy, sebbene avesse perso consistenza già il giorno successivo, tratteneva ugualmente dentro di sé e attenuava il mio interesse per Elena, ancora pochi giorni prima così intenso. Non mi rimaneva ormai che la pura coscienza di quell'interesse, l'interesse tradotto nel linguaggio della memoria, la sensazione di un dovere verso quell'interesse perduto, che la ragione mi garantiva, sarebbe sicuramente tornato in tutta la sua intensità.